Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, come state? Come avrete letto dal titolo, voglio condividere con voi i miei pochi ma buoni regali, autoregali di compleanno. Non sono tantissimi, però insomma ci tenevo a fare questo video. Ma prima voglio ringraziare chi mi ha mandato dei messaggi, commenti oppure tramite WhatsApp o una telefonata per gli auguri di compleanno. Grazie per quelle persone che hanno speso un po' di tempo per me, vi mando un grande beso e direi di partire subito. Allora, mio suocero come sempre mi ha regalato i soldi, sembra una barzelletta ma in realtà è così, è il solito regalo che mi fa da 20 anni a questa parte e a sto giro ho voluto spendere qualcosina in negozio Victoria's Secret al centro commerciale di Arese. Ho voluto prendere un set pagato sui 45 euro, dove all'interno ci sono 4 acque profumate da 75 ml fatte di plastica, comode da portare in viaggio, in borsa, non occupano spazio. E allora, la prima, che è la mia preferita in assoluto, di cui ho acquistato anche la full size più e più volte, ma anche la mini size, è un must in casa Victoria's Secret ed è Love Spell. Questa è una profumazione fruttata con all'interno la pesca, che si sente parecchio, tra l'altro sulla mia pelle ha un'ottima tenuta e mi piace da utilizzare soprattutto in primavera. Poi un altro must è sicuramente Pure Seduction, eccolo qui, molto buono, profumazione classica, un po' fruttatina, non dà per niente fastidio, perfetta secondo me sempre. Anche questo profumo ha una buona tenuta, io dico profumo e non acque profumate perché la maggior parte, perlomeno sulla mia pelle, hanno un'ottima resa. Un altro must in casa Victoria's Secret è il Beurre Vanille, che io di solito utilizzo in inverno perché è molto dolce. Io le acque corpo le utilizzo anche d'inverno, chiaramente di giorno per andare a lavoro, soprattutto quando non ho voglia di utilizzare profumi pesanti, profumi con un'alta persistenza, magari nauseanti, eccetera eccetera. L'ultimo è il Velvet Petal, non l'avevo mai provato, devo dire che mi piace perché è il classico profumo che io amadavo come la pianta e pomodoro, nel senso che è fiorito ma con una nota dolce e all'interno c'è anche la nota di mandorla. Parlando di mio marito, poi mi ha voluto regalare 2 prodotti di Erbolario semplicemente perché già 10 giorni prima del mio compleanno è iniziato a chiedermi: cosa vorresti per il tuo compleanno? Un profumo? Un prodotto di make up? Una mutanda? Un reggiseno? Che cosa vuoi? Insomma, alla fine gli ho scritto i 2 prodotti che volevo. Lui è andato in un'erboristeria privata, dove di solito andiamo, dove la commessa ci conosce da una vita e mezza, vende prodotti Erbolario e mi ha preso un balsamo per le mani e un profumo. Allora, il balsamo per le mani, dopo aver provato un campioncino per ben 2 volte, mi ha preso questo qui, alla rosa purpurea o purpurea, di cui ho acquistato il profumo da 100 ml, buonissimo, come autoregalo per San Valentino, il video ve lo linko giù nell'info box. All'interno c'è l'estratto e acqua distillata di rosa gallica, è un 75 ml, è una crema favolosa, ha una consistenza leggera che però lascia le mani molto morbide e idratate. La profumazione, poi, che ve lo dico a fare, è meravigliosa. Poi all'interno ho trovato questo pacchettino, penso siano dei guanti, non lo so, e poi c'era anche il solito campioncino che troviamo un po' in tutti i prodotti fatti così di Erbolario, che è una crema viso anti-age. Ta-da! Che non so se usarla almeno, perché al tatto, non lo so, sembra un po' pesante. Boh, la metterò da parte, magari la utilizzerò in inverno, chi lo sa. E poi mi ha voluto regalare il profumo Caprifoglio da 50 ml. Io questo profumo non l'avevo mai annusato, l'avevo sempre snobbato, non lo so, non mi faceva impazzire, ma dopo aver visto il video di Giulia del canale Kina Yoshimoto, a cui mando un grande beso, e dopo chiaramente averlo sentito, mi ha voluto prendere lui. È un profumo meraviglioso. Non so se è discontinuato, se c'è nella linea permanente, insomma, fatto sta che il profumo è questo, è molto buono, ha un'alta tenuta, io ho dato solo un paio di spruzzi, perfetto un po' in tutte le stagioni, forse un po' meno in estate, perché il profumo è intenso, fresco, ma con una nota di miele che si fa sentire.
mi piace davvero davvero tanto. So che è una linea che trovate direttamente sul sito ufficiale, perché bene sì, me lo sono autoregalato, ma ve lo farò vedere dopo. Dura più o meno quelle 6-7 ore, mi piace tantissimo e assolutamente ve lo consiglio. Infine, le mie migliori amiche, che sono sempre loro, sono 4, mi hanno fatto un regalo unico e mi hanno preso questa borsa della Guess in un outlet dove chiaramente i prezzi sono molto più bassi rispetto ai negozi fisici di marca. E insomma, troviamo le clip per aprire e chiudere la borsa. Tra l'altro è molto capiente, anche se sembra piccola, con le solite tasche che hanno un po' tutte le borse. E la particolarità di questa borsettina molto elegante, che sicuramente andrò ad utilizzare la sera perché per il giorno la trovo un po' sprecata, la posso utilizzare o così a tracolla oppure con i manici. Molto chic, devo dire, mi piace. È di questo blu scuro, molto molto bella. La devo ancora usare sinceramente perché non ho avuto né modo né occasione. Ok ragazze, con i regali ho terminato, passiamo ai miei autoregali di compleanno. Cosa mi sarò autoregalata mai, chi lo sa. Bene 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 bene, sono molto contenta di fare questo video, così poi posso mettere via tutto alla faccia di chi mi vuole male. Tiè. Detto questo, ho preso qualcosina di beauty ma anche profumi, e qua voglio essere più chiara possibile aprendo e chiudendo poi una parentesi. Come ho già detto in un vlog di chiacchiere che vi linko giù nell'info box, non so come mai quest'occhio mi sta dando fastidio, ma lasciamo stare, ho deciso di non acquistare più profumi di nicchia e profumi di alta profumeria da gennaio 2020 ad oggi, ma sarà così anche forever and ever, ma ho deciso solo ed esclusivamente durante le ricorrenze, che ne so, compleanno, Pasqua, eccetera, eccetera, di acquistare solo profumi low cost, dupe e profumi di erboristeria. Punto. Infatti questa volta, parlando di erbolario, avevo fatto un po' di tempo fa un ordine verso metà maggio e ho voluto acquistare, per la felicità mia e di mio marito, il profumo Caprifoglio da 50 ml, quindi ne ho due. Ok, sono molto contenta perché comunque è un profumo che mi piace e che utilizzo molto volentieri. Poi ho scelto di acquistare Bouquet d'Oro profumo. Questo è un piccolo set con all'interno questa fascetta che devo ancora capire come funziona, doratina, la utilizzerò nel caso, boh, forse a casa, non so, sembra tipo una cravatta. Vabbè, comunque ogni tanto erbolario fa ste cavolate. E poi il profumo piccolino da 10 ml e si presenta così, molto simile all'ipnotico zona di Dior. Dura abbastanza, devo dire, sulla pelle, ma lo devo ancora provare, chiaramente vi dirò. E poi ho voluto prendere sempre i mini size da 15 ml, Marshmallow Parfum, questo è Altea, il nuovo profumo di Erbolario. E l'avevo sentito già in profumeria e alla fine l'ho acquistato online, come gli altri prodotti, molto molto buono. Ma di questo profumo ve ne parlerò sicuramente molto più avanti. Pensandoci ora, col senno di poi, potevo prendere sia di Altea e sia questo qui in full size da 50 ml, perché sono dei profumi davvero molto buoni. Però non è detto che magari, che ne so, per Natale può scattare di nuovo l'acquisto con gli stessi profumi ma da 50 ml. Come campioncini mi hanno dato anzitutto la linea La Vitamina C, con i soliti tre prodotti che sono usciti. Anche questi sono una novità uscita in casa Erbolario, con il detergente in polvere, poi la crema viso 24 ore e poi la crema contorno occhi. Li ho già provati in campioncini e devo dire che mi sono trovata molto bene. Non lo so se acquisterò le full size, boh, staremo a vedere. E poi mi hanno regalato anche l'agendina, il diario Erbolario, ecco qui, che se non sbaglio come colori eccetera eccetera richiama la linea Bacche di Goji. Poi, passando ad altri due prodotti di erboristeria che ho acquistato nella stessa erboristeria dove era andato mio marito e dove mi aveva comprato questi due prodotti di Erbolario,
Insomma, in sostanza, ve la faccio breve, ho preso due prodotti di Nature's Pepe Fondente. Due prodotti che ho poi rivisto nel corso del tempo tramite Giulia. Allora, questo è l'olio da massaggio energizzante, pepe nero e cacao bio, che io di solito utilizzo dopo la doccia su pelle bagnata per avere un booster in più di nutrimento ed è un 100 ml. E poi il profumo, questo è un eau de toilette, è un credo 50 ml, si presenta così. E questo profumo io lo conosco molto bene perché l'avevo acquistato anni fa per appena era uscito, scusate, oggi mi mangio le parole. Il problema è che l'avevo subito regalato perché su di me durava poco. Io poi anni fa ero molto pignola sulla tenuta perché amavo quei profumi che duravano dalla mattina alla sera, ma profumi così che duravano quelle 2 o 3 ore li andavo a regalare. Ad oggi ho cambiato un po' parere riguardo la persistenza dei profumi. È vero, questo non dura tantissimo, però è molto buono. È il classico profumo autunnale, invernale, dolcino, avvolgente, non è nauseante, non è forte e assolutamente ve lo consiglio. Poi ho fatto un ordine su Notino perché mi serviva assolutamente la maschera Hair Food di Garnier alla banana, in quanto quella che avevo l'ho terminata, e poi ho preso anche dei deodoranti in spray di Dove che sapete sono i miei preferiti, erano in offerta, sono ottimi. Ho preso 2 original, 3 se non sbaglio alla mela e 2 al melograno, durano, profumano, ci sono poi un sacco di profumazioni, non macchiano i vestiti, non macchiano le maglie, eccetera eccetera, e già che c'ero ho voluto prendere, tada, 2 profumi. Tutti e due fanno parte della marca Jean Arthé, una marca low cost, spesso e volentieri questi profumi li trovate in offerta, ed è una marca che io ho scoperto grazie a Cristina del canale Miss Tenerelli un bel po' di tempo fa. Ho diversi profumi, magari poi ve ne parlerò, al momento vi faccio vedere questi due. Il primo è Vanille Tropicale, questo è un eau de parfum, è un 30 ml, l'ho pagato 3,70 € in offerta. Allora, sapete che la vaniglia è la mia nota preferita in assoluto, con tutte le sue sfumature. È una vaniglia però fruttata, che come nota di fondo, una volta che il profumo si appiccica alla pelle ed evapora, si sente tanto il muschio, ed è molto delicato. E per molto delicato intendo dire che questo, su di me, dura 1 oretta, dopodiché non si sente più. Quindi lo utilizzerò forse ancora per 1 settimana, in modo continuativo tutti i giorni solo lui, lo utilizzerò a mo' di bagnoschiuma, lo andrò a riapplicare durante la giornata, prima o poi finirà questo profumo, insomma. Molto buono, però mi ha delusa la persistenza. Ora va bene tutto, ma che un profumo mi dura circa 1 ora, mi girano un po' le scatole. L'altro invece, che è quello che mi piace ancora di più, della linea Cassandra, di cui ho anche altri 4 o 5 profumi fatti così, è il Dark Blossom da 100 ml ed è un eau de toilette, se non sbaglio. Sì, comunque è l'ultimo uscito in casa Jean Arthé ed è il profumo che piace a me, quindi un fiorito, ma con una nota di vaniglia, pralina, note dolci che rendono il profumo ancora più dolce, ma per niente nauseante. Devo dire che questi profumi di questa linea, fatti così, che come pack sono bene o male un po' tutti uguali, hanno veramente una buona tenuta sulla pelle, molto molto carino. Se l'avete provato fatemi sapere giù nei commenti. Infine, ma non per importanza, vi faccio vedere gli ultimi 2 ordini che ho fatto sul sito Bottega Verde. Non ho acquistato profumi, ma ho acquistato prodotti beauty, tra cui qualcosa per il corpo, qualcosa per il viso, e ovviamente li ho presi in offerta perché, come ho già detto, Bottega Verde è conveniente, però mi sono resa conto che prodotti skincare e le novità, spesso e volentieri i prezzi sono alle stelle, quindi non conviene. Allora, direi di partire dal primo ordine. Siccome sono andata in fissa con la vitamina C, ho voluto acquistare la linea La Vitamina C. Quindi ho scelto di prendere mandarino più vitamina C, gel detergente viso, rinnovatore, illuminante ed energizzante per tutti i tipi di pelle. È un 150 ml, sono prodotti che ancora non ho provato, quindi se li avete provati fatemi savoir giù nei commenti. Poi le ampolle, ce ne sono dentro 7, e
poi la crema per il viso antiossidante, illuminante e uniformante, sempre per tutti i tipi di pelle, anche se secondo me è una linea magari che consiglio per le persone magari della mia età, per le persone con una pelle matura, perché vanno a togliere il grigiore dal viso. E questa è la cremina da 50 ml con il suo erogatore. Sempre nel primo ordine poi ho acquistato in super offerta a 13 euro la crema contorno occhi anti-età globale, pistilli di zafferano, elisir d'oro, giusto? Sì. E sicuramente molto più avanti andrò a prendere anche la crema viso e il siero. Comunque la cremina si presenta così. Ok, si vede qualcosa? Non si sa. Comunque è un 10 ml. E sempre nel primo ordine ho preso linfa di vite, siero viso rivitalizzante, azione globale. Che è questo? Scusate, ho fatto tremare tutto. Comunque, è un siero fatto così. Era l'unico prodotto che mi mancava e quindi l'ho preso. L'ho pagato sui 22 euro scontato. In realtà mi manca di acquistare il gel detergente, però è un prodotto di cui ne posso fare anche a meno, quindi ho evitato. E nel secondo ordine ho voluto ricomprare per la terza volta, non lo so, la linea Uva Rossa. Molto molto buona, soprattutto per la profumazione, ed è una linea antiossidante. Infatti per il viso ho acquistato la crema per pelli miste o grasse che voglio utilizzare con la bella stagione. Ta-da! Poi per il corpo ho voluto prendere chiaramente il bagno schiuma, che di solito in offerta costano 3,99 euro. Poi questo che è il burro corpo. E questo è nutriente antiossidante, pelli normali o secche. E poi il deodorante. Io non vado molto a nozze con deodoranti naturali, peggio ancora con quelli bio, però ho voluto prendere anche questo che è fatto roll-on. E gli ultimi due, sempre per il corpo, ho voluto prendere la linea all'anguria. Semplicemente perché tempo fa avevo acquistato lo shampoo, il balsamo e la maschera. Erano appena usciti in casa Bottega Verde, quindi erano in offerta e ne ho approfittato. Quindi ho preso prodotti per capelli e ho voluto prendere anche prodotti per il corpo. Questo è un bagno doccia dopo sole all'anguria della linea Sol. In realtà anche quest'anno non si andrà al mare, però insomma mi piaceva la profumazione e l'ho voluto prendere. E questo invece è il gel dopo sole corpo, idrata e disseta. Ok, e spero non sia troppo appiccicoso come prodotto. Se l'avete provato, fatemi sapere giù nei commentini, così almeno ho un'idea di che cosa ho acquistato fino ad oggi. Bene ragazze, il video finisce qua, un po' lunghino, ma ogni tanto ci sta. Spero di avervi tenuto compagnia. Se avete provato questi prodotti, fatemi sapere con un commento. Io vi mando un grande beso, vi auguro una buona giornata, una buona serata e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!